Sì, è veramente una giornata meravigliosa, una cornice di pubblico meraviglioso e siamo molto contente di poter essere partecipi di questo evento molto importante. Speriamo sia una gara di divertimento come deve essere, ma con un'idea importante che è quella contro la violenza sulle donne. È la prima volta che ho l'onore di avere una festa della donna così, così importante, ecco, quindi ringrazio le società del Verona e del Chievo che ci permettono di celebrare in questo modo abbastanza unico la festa della donna. Penso che lo sport sia il mezzo migliore per veicolare questi valori e per andare a combattere una battaglia così importante. Beh, guarda, importantissima perché il calcio femminile è proprio l'emblema di questo momento di una, anche veramente di una considerazione giusta della donna anche da un punto di vista sportivo. Il campionato femminile, io chiaramente sono tifoso della Fiorentina, non a caso, insomma, ho questa maglia su cui sappiamo di essere gemellati ed è proprio un bel campionato anche da vedere. È bello che lo sport abbia preso questa piega qui anche sul calcio che fino a poco tempo fa era veramente solo maschile. Sì, perché mai con un giorno come oggi è importante, anche se poi è normale che è riduttivo ridurre in un giorno tanti festeggiamenti e tante parole belle se poi dopo magari le azioni sono ben diverse. Però in questo momento dove sta succedendo veramente di tutto, bisogna alzare la guardia e far sì che non sia solamente una manifestazione, ma che sia un modo di vivere civile che purtroppo ancora in Italia non siamo arrivati a livello in cui spero arriveremo presto. No, bellissimo, l'obiettivo è molto nobile, infatti Chievo, Valpo e Verona hanno aderito immediatamente con entusiasmo. C'è molta gente, più di quella che pensavo, e questo mi fa grandissimo piacere, quindi credo che sia un bello spettacolo e un divertimento per tutti. Jessica Notaro ha portato un'esperienza forte, ma ancora viva a tutti noi e l'ha portata e ha trasmesso un messaggio molto importante ai ragazzi. Sì, beh, una giornata particolare, un momento particolare anche dalle notizie di cronaca, e credo che insomma, parlare di questi temi della donna anche nell'ambito sportivo può aiutare a sensibilizzare, a renderci anche attenti a queste situazioni che hanno bisogno di tutti per poter essere affrontate, ma soprattutto di un cambio culturale. Poi nella nostra disciplina sicuramente strada ne dobbiamo fare molta, stiamo già iniziando a fare, sono stati fatti passi in avanti negli ultimi anni e speriamo che insomma, anche il mondiale prossimo di quest'estate possa aiutare a dare un'ulteriore spinta a questa disciplina. Da qualche anno a questa parte, cambiando i tempi, i temi, la musica, eccetera, eccetera, ha inteso all'interno del suo consiglio pensare che sia anche utile sensibilizzare, mantenendo come traccia e punto di forza importante la raccolta fondi, ma anche sensibilizzare. Quindi col Ministero delle Pari Opportunità, vista la nostra forza amplificatrice, cercheremo di, come in questo caso sulla violenza di genere alle donne, porteremo avanti altri temi di sensibilizzazione. È importante oltre che bello, poi anche a livello personale, perché tra l'altro indossare la maglia del Verona, poi il proprio nome dietro, sai quanto ci avrei agognato da ragazzino. È una serata molto bella perché si lancia un messaggio molto bello, che è quello contro la violenza, contro la violenza di genere, ma contro la violenza in generale, anche e soprattutto nei confronti delle donne all'interno delle mura domestiche, è quello che poi non si vede. In tante occasioni come queste mi è capitato pensare, ma magari dietro tutte queste persone che ci sono, chissà magari chi a casa loro ha subito delle violenze, non lo può dire, non lo vuole dire, e quindi lanciare dei segnali in cui anche e soprattutto per i nostri ragazzi crescano con il rispetto, con la passione, con l'amore per le altre persone, sono dei messaggi fondamentali, e quindi è bello e giusto mettersi in gioco tutti. Bah, per appassionati dello sport come noi, essere qui è una cosa bellissima. Quindi farlo sia con la musica che con lo sport, che sono due cose che amiamo, è la cosa più bella che può succedere. Stava. È una manifestazione importante, noi cerchiamo ovviamente di mettere il cuore oltre l'ostacolo perché non siamo calciatori, però tanto qui siamo qui per un altro motivo, combattere le violenze di genere e insomma, la risposta vedo che è importante, per cui andiamo avanti.